Naturalmente Felipe è a disposizione dei colleghi per le prime domande, ma la prima gliela voglio fare io, e cioè: questo per te, la Brisighella, è un ritorno, come lo vivi? Non so se funziona, per un po' il... Ma prima è molto bello essere qui per la seconda volta. E funziona questo? No, questa è della prima. Per la seconda volta. Sì, va bene. Ero qui per la prima volta per prendere la Coppa. Al 2007 e sono contento di tornare qui, penso che è una premiazione molto importante questa, di un pilota che correva per la Ferrari, e quindi sono onorato di essere qui un'altra volta e con tutti voi è sempre una soddisfazione, una felicità anche prima della gara di Monza. Ecco, allora, a proposito della gara di Monza, con che grinta, con che aspettative affronti il Gran Premio? Ma è una gara molto importante per tutti noi, è molto importante per la Ferrari, per i campionati, e per me, quindi è una seconda gara di casa per me, no? Perché sono brasiliano, però di famiglia italiana, per me è molto importante questa gara. Abbiamo forse i tifosi, uno dei tifosi più fantastici, no? A Monza, a guardare, a tifare per la Ferrari, e correre per la Ferrari a Monza è sicuramente fantastico, spero di fare una bellissima gara, un risultato fantastico per me, ma anche per la squadra, che è molto molto importante in questo momento. Ecco, naturalmente sono tanti colleghi che forse vogliono partire domande, cominciamo ancora. Chiediamo a Felipe, nella ventennale del trofeo Bandini, una delle manifestazioni più seguite e più importanti anche per voi piloti, la Ferrari, la scuderia più importante al mondo, manda in rappresentanza per il permesso, potrebbe essere un segnale importante che ti conferma ancora con noi. Ma già essere qui è un segnale importante, perché è importante come questo, è sempre una soddisfazione essere qui. E anche per la Ferrari mandarli qui è sicuramente sempre importante, quindi speriamo che ci porti anche un po' di fortuna questa premiazione, essere qui un'altra volta e fare una seconda parte di campionato fantastico. Altre domande, altri colleghi? Allora, continuo io a farti una domanda. Gli sviluppi che avete fatto diciamo, nella pausa estiva, che in parte sono visti già a Spa, a Monza come potrebbero funzionare secondo voi, quelle che sono le più sensazioni? Ma io penso che la macchina era più competitiva a Spa, con fronte dell'ultima gara prima della pausa, no? Questo è stato importante per noi, avere una macchina più competitiva, avere un passo più consistente che abbiamo visto a Spa, e abbiamo ancora tanto da fare, abbiamo tanto da lavorare, da sviluppare la macchina, e spero che questo miglioramento che abbiamo visto a Spa sia l'inizio di un ancora più sviluppo e la macchina ancora più forte con i Gran Premi. Ecco, questo è un periodo della stagione in cui ovviamente il campionato è ancora molto aperto, ma si pensa già al futuro. Tu sei al centro di molte voci, come stai vivendo personalmente questo periodo? Sicuramente il futuro sarà molto importante l'anno prossimo, perché tutto inizia da zero. C'è una avventura completamente nuova, completamente diversa. Io ho ancora tanto da pensare. Le prossime gare, no? Quest'anno, che è fondamentale per me e anche per il mio futuro, però è anche importante dire che tutte le squadre già stanno lavorando tantissimo, molto forte per l'anno prossimo, perché è un anno che inizia tutto con le regole diverse, e quelli che iniziano a lavorare anche prima possono avere anche più vantaggi, quindi penso che già quasi le squadre stanno già lavorando e pensando tanto al futuro. Sono altre domande? Sulle gomme. Effettivamente sono cambiate veramente tanto le risposte della vettura dopo il cambiamento delle gomme. No, non penso che sono cambiate tantissime, perché abbiamo visto che
ma le squadre che erano lì davanti continuano ad essere, quindi non è, non penso che sia stato un cambiamento veramente grande, siccome sono più consistenti adesso di quello che era prima, e più sicure, quindi quello è importante. Felipe, il tuo compagno di squadra una volta ha detto solo Ferrari poi basta, tu potresti dire lo stesso dopo la Ferrari? Guarda, io voglio correre nella squadra che mi vuole, e quindi la Ferrari mi ha sempre voluto, e finché ho questa opportunità voglio correre sempre il più possibile per la Ferrari, che è una squadra fantastica. Fare parte della Ferrari è bellissimo per ogni pilota, quindi spingiamo su quello. Il prossimo futuro dopo la Formula 1 potresti correre in altre formule o diresti basta un solo sport? No, potrei correre, sì, perché no? Finché ho la voglia correrò, le cose che ho sempre fatto tutta la mia vita, e non penso che cambierò completamente il mio lavoro e i mestieri, no? Però spero di correre ancora da tutta la Formula 1. Sì. Se tu ormai sei sempre giovane, ma avendo cominciato giovanissimo in Formula 1, uno dei veterani, come giudichi i nuovi piloti, i giovanissimi piloti che ci sono quest'anno nello schieramento? Ah, sicuramente arrivare in Formula 1 è sempre un passo grande, un passo avanti. Abbiamo visto tanti piloti soffrire un po' di contatti, no? I piloti che sono arrivati dalla GP2. E penso che c'è tanto da cambiare mentalità, no? dei giovani che arrivano, però non è una novità, abbiamo visto, io sono arrivato giovani e combinavo un po' di cose, però è importante che crescono il più in fretta possibile, e c'è sempre da migliorare. Qualche giorno fa si è celebrato il 30° anniversario della morte di Enzo Ferrari, veramente giovanissimo, il 25° anniversario della morte di Enzo Ferrari. Per te, comunque sei così giovane, che cosa ha rappresentato una figura come la sua? Io sono qui in questa squadra e tutti noi grazie a lui, perché lui è stato quello che ha inventato tutto, quello che ha creato Ferrari. Che ha saputo creare il brand più famoso del mondo, no? La macchina più famosa del mondo, la macchina più bella del mondo, e secondo me lui è stata una persona molto molto importante per il mondo della Formula 1, per il mondo delle corse, per il mondo delle macchine stradali, no? E è stato una pena non aver conosciuto lui, però lui è sempre dentro a cuore di tutti noi. Senti, tuo amico Schumacher che vive la prima stagione da pensionato, lo senti? Come vive questo periodo lontano dal mondo dei motori, delle corse? Sì, lo sento ogni tanto, lui sta seguendo suo figlio che corre in go-kart, fa un po' di cose come i cavalli anche, lo sento ogni tanto. Sì. Altre domande le prendi? Una domanda, se possibile. Sì. Siamo di fronte ad un cambiamento applicato con l'Uber 2014. Ci dobbiamo portare dei cambiamenti importanti dal punto di vista estetico dell'Uber, che sono andati a creare un cambiamento, e la ridinamica si è creata un po' come percentuale per la Coppa globale nazionale. Ma sicuramente ci saranno modifiche importanti alle armi, come detto lei, in generale alle vetture. Ci sono, diciamo, regolamenti diversi che prevedono meno attività in galleria del vento, quindi comunque il bilancio tra l'aerodinamica, la meccanica e il motore sarà cambiato per l'anno prossimo. Quindi l'aerodinamica essendo un pochino percentuale, è sempre più elevato. Sì. Un'ultima domanda, poi procediamo alla firma. Felipe, si avvicina agli anni passi che prendo d'Italia, è il tuo favorito? Felipe Massa. Sì, sicuramente, entriamo in una gara sempre pensando alla vittoria, cioè non è che entri pensando in arrivare quinto, sesto, tipo proverò a fare tutto il possibile per vincere. Per il mondiale? Per il mondiale spero a Ferrari, spero che Fernando ha ancora la chance di lottare fino alla fine, che non sarà facile, però spero che possiamo
portare in buona terapia. Perfetto, grazie. Adesso conoscete il cerimoniale, prendiamo una pietra per tutti. Ecco, sì, grazie. Posso fare anche sì. Ti fai fare tutto? Sì, sì, il resto. Qui? Qui? Ingegnere, grazie. Grazie. Aperto di qua, sì, grazie. Grazie.